E rieccoci qua a Osce's Corner. Stasera parliamo di alcune partite tratte dal campionato italiano che c'è stato la settimana scorsa a Milano, e alcuni di voi hanno partecipato, quindi sono ben raccomandata. Ma selezionato alcune partite dai primi tavoli, soprattutto perché la classifica finale è stata molto equilibrata per certi versi. E allora, la prima partita è del terzo turno, è stata giocata tra Alessandro Pace con bianco e Alessandro Martinelli con nero. Ok, e tra l'altro Alessandro e Alessandro qualche anno fa si erano scontrati nella finale del campionato italiano, quindi entrambi hanno esperienza. Beh, poi Pace è multicampione. E quindi vediamo com'è andata. Fin qua Bianco decide di ignorare l'approccio, questo è tipico di Pace, lui lo fa sempre, perché poi gioca spesso il Joseki del doppio approccio. E qua Nero sceglie un Joseki pacifico e approccia sua. A volte, visto che Bianco ha fatto Tanuki, è magari più naturale giocare il doppio approccio, e qui ci potremmo aspettare probabilmente questo Joseki. Che questa è la variazione che gioca sempre Pace, quindi probabilmente sempre continua così. Invece Nero decide di approcciare l'altro angolo. Dopo uno scambio qua, Bianco decide di proteggere questo. Questo è abbastanza naturale, perché difendere l'angolo a sinistra poi vuol dire che il doppio approccio funziona bene anche con la pietra nera a sinistra, e quindi tra i due angoli sembra più naturale difendere questo, anche perché a sinistra, essendoci una posizione forte di nero nell'angolo in basso, è poco interessante per bianco andarci. Ok, e nero continua con una mossa che adesso è diventata un po' passata di moda, diciamo così, perché le AI non la giocano più. Questo è un vecchio Joseki per stabilizzare la pietra d'approccio, e l'idea di questa mossa è di stabilizzare in fretta il gruppo nero, perché con l'idea che A e B sono miei, quindi il gruppo va a vivere nell'angolo o all'estensione 2 per fare una base. E il punto è che rispetto alla mossa più comune di adesso, le AI, che giocare a contatto, questa mette meno pressione a bianco, e che quindi non è costretto a rispondere immediatamente localmente. Infatti, la cosa più comune adesso a questa mossa è fare tenuki, perché appunto tanto nero è stabile e bianco sa che può giocare una delle due, o A o una pinza intorno a B in sente, però al momento non è chiaro quale delle due sia meglio. Quindi si lascia in serbo entrambe le opzioni per decidere più in là. E quindi bianco approccia l'ultimo angolo, e di nuovo nero sceglie lo stesso Joseki in basso a sinistra, versione molto semplice, e bianco alla fine pinza. Nero salta. Di solito questa pinza, la risposta più comune, invadere in Sansan. In questo caso forse no, ci possiamo aspettare Joseki solito così. E per quanto sia molto territoriale, magari è poco interessante per il nero, perché ha già una posizione bassa e forte in basso a sinistra, avendo un'altra così, rendere l'intero lato sinistro un po' troppo piatto e poco interessante. Mentre il bianco invece ha molto più potenziale in alto. Magari adesso, non so, potrebbe giocare mosse per espandere, tipo da queste parti, e creare un moe.
E quindi Nero decide di saltare. Bianco protegge l'angolo. E poi, a continuazione naturale, è pressare questa pietra. Qua Bianco ha un po' di opzioni. L'opzione più comune è semplicemente strisciare così e fare territorio con qualcosa del genere. In questo caso si connette anche alle pietre a destra, quindi diventa molto stabile. E la forma di nero ha ancora un po' di difetti, no? Perché c'è ancora il taglio in G15. Onte sarebbe connettere, che però è un po' lento adesso. Quindi questo José che è passato un po' di moda. Questo addirittura prima delle AI sta iniziando a passare di moda, proprio perché nero finisce con questa forma che è ancora un po' incompleta e non è considerato un buon risultato dai pro. Ma in realtà bianco può fare anche altre cose in questa posizione, soprattutto visto che ha già un gruppo a destra. Potrebbe anche pensare di fare una sequenza più aggressiva col taglio qui. E qui ci sono diverse variazioni, alcune che richiedono anche una scala, quindi diventa un po' combattimento complicato. Ma in partita bianco non ha scelto nessuna delle due, quindi lasciamo perdere, e ha scelto invece una mossa più territoriale di tutte, che è semplicemente proteggere l'angolo. E questo chiaramente porta a uno scambio, perché visto che Bianco non ha risposto, Nero cattura una pietra, ma Bianco protegge bene l'angolo con questi scambi in sente. E quindi otteniamo una posizione solida per entrambi. E sono entrambi contenti. Solo che adesso che Nero è diventato forte qui, iniziate a vedere che un'eventuale mossa in Sansan in alto a destra per Nero toglierebbe la base al gruppo bianco, quindi bianco adesso è chiaro quale delle due mosse sia più grande, no? In questo caso bianco non vuole fare una pinza perché semplicemente aiuterebbe nero a togliere la base e bianco si troverebbe con due gruppi senza una base e una sola mossa a disposizione adesso. Ok, quindi Sansan naturale. E come dicevamo, normalmente nero continua con l'estensione, che sono più o meno miei queste due mosse, però forse per lo stesso discorso di prima, in questo caso forse nero sarebbe un po' troppo piatto sul lato destro. Potrebbe pensare anche all'alternativa di giocare in quarta linea, anche se questo lascia aperta l'opzione dell'invasione a destra, però questo è totalmente giocabile, sarebbe un'altra partita. Nero invece decide di fare tenuki e approcciare subito l'angolo a sinistra. E però questa pinza è molto fastidiosa perché le due pietre nere non hanno una base e quindi questo in genere è considerato, almeno era considerato sbagliato fare tenuchi dopo che bianco gioca il Sansan, proprio perché c'è questa pinza e il nero è costretto a scappare verso il centro senza occhi. In bianco può fare tranquillamente una base e quindi vediamo come è cambiata un po' la situazione sul lato destro. E il punto è che nero ha fatto tenuchi, quindi localmente questo è una piccola perdita per andare a giocare C12. Solo che C12 sembra un po' più piccolo, no? Perché sta approcciando una posizione forte di bianco e quindi nero deve cercare di dargli un senso e lo fa invadendo immediatamente l'angolo, approccia dopo uno scambio qui, poi questa mossa con l'idea che se bianco protegge l'angolo, nero può connettersi e a questo serve la pietra in C12, altrimenti tutta questa cosa non sarebbe una buona idea per nero. Ok, e in partita invece bianco decide di proteggere all'esterno e estende. E ora è un po' complicata la posizione perché tecnicamente nero non è ancora vivo nell'angolo, però bianco, per bianco è complicato pensare a uccidere perché ha il
tagliena. Ok, quindi in partita. Bianco gioca con Tesugi. Questa è una mossa abbastanza standard. Era una continuazione più comune dopo questo Jasekin che avevamo giocato in alto. E perché localmente Nero qui ha qualche problema di forma, no? Non può veramente resistere a questa mossa. Tipo, non so, non può giocare all'esterno, per esempio, no? Perché questo non porta niente di buono. Questo diventa Tari. E poi bianco può tagliare. E quindi nero non sto ottenendo niente. E stessa cosa, non può estendere. Serve stessa cosa, bianco semplicemente può tagliare perché c'è questa Tari. Quindi localmente per nero la cosa migliore è semplicemente catturare. E questo dà però il tempo a bianco di fare buona forma con l'ane. In partita nero estende qui, però questo è, diciamo, una via di mezzo perché non risolve ancora l'agi di H16. Il punto è che al momento nero sta continuando a tenere acceso l'agi del taglio in D15, no? Per questo vuole essere forte qua. E quindi bianco con tutta calma dice: ok, io proteggo il taglio, perché una volta che bianco protegge questo taglio, nero deve tornare indietro a vivere, altrimenti ora che bianco è forte può uccidere senza problemi e quindi bianco può bloccare. E nero cattura, che è la mossa Onte, anche se tecnicamente bianco non può salvare quella pietra, no? Nero potrebbe giocare qua, perché c'è una mancanza di libertà, ma in realtà non è quello il problema. Il problema è che bianco ha tutta una serie di altre mosse sente qui intorno, per esempio anche semplicemente Tiger Mouth sarebbe sente, no? E quindi vuol dire che bianco è molto più forte di quanto sembra qui intorno e potrebbe probabilmente pinzare a sinistra senza nessun problema. E quindi questa cattura, anche se sembra un po' lenta, però in realtà è Onte perché risolve tutti i problemi per nero. E quindi bianco invece di pinzare si accontenta di pressare. Ok, che vuol dire che nero può fare un po' di punti. E qua nero decide di sacrificarla. Forse pensando fosse un po' pesante, però è una grossa perdita di territorio. Perché deve aver pensato che dopo questo scambio non può saltare perché funziona il taglio, no? Però forse, anche se è un po' passivo, però poteva semplicemente continuare con una mossa in seconda linea. E così territorialmente sarebbe stato un po' meglio, no? Perché il nero mantiene molti più punti. Quando in partita bianco cattura qua, è chiara la differenza. Ora, il vantaggio è che in questo modo nero tiene il sente, quindi può tornare a destra, però localmente c'è stata ha perso molti punti a sinistra. E nel complesso la partita inizia a sembrare buona per bianco, no? Sia quando mettiamo insieme, non è che ci siano stati errori enormi, però tante piccole cose che sono andate meglio per bianco, no? Quando aver potuto fare l'estensione a destra e tagliare questa e poi anche fare una bella forma al centro così. E nero di per sé non ha ottenuto molto, perché è vero, sì, ha tolto l'angolo a bianco, però con un gruppettino molto piccolo, e in più c'ha ancora il problema alle pietre a destra, sono un po' instabili. Quindi quando sommiamo tutte queste cose, Fuseki sembra favorevole a bianco. E la partita avanti. E infatti dopo questa mossa che bianco sta puntando a espandere il suo moio, viene abbastanza naturale per il nero ridurre. Anche questa è una mossa molto solida, perché tiene connesse tutte le pietre bianca, no? Nero non può tagliare perché
tutto connesso. In più è anche una mossa molto grande di fine gioco, perché punta in fine gioco a fare lane e lane in prima linea in sente, e quindi guadagna qualche punto anche se è invisibile, ma in realtà l'angolo di nero è diminuito di 2-3 punti e bianco ha un paio di punti in più con questa mossa. Quindi modo solido di rispondere, e continua a essere molto territoriale. E d'altra parte, in questa partita dove ormai si stanno già solidificando tutti i gruppi, inizia a essere già quasi in opposizione da fine gioco, no? Qui Nero gioca qua cercando di dare fastidio a bianco, chiaramente sì, salvando la pietra. E alla fine torna a difendere il gruppo in basso. E il problema è che territorialmente bianco ha più territorio solido. E per nero, per recuperare, dovrebbe creare del nuovo territorio. Però il problema è dove? Perché resta solo il centro, no? Ormai tutti i lati sono stati presi. E per quanto nero abbia un po' di influenza al centro, ma ci sono anche un sacco di buchi, no? È difficile per nero pensare di poter circondare un grosso territorio al centro. Bianco infatti continua con tutta calma, questa è un'altra mossa molto solida e territoriale, anche questa sta puntando già alla fine gioco. E nero infatti deve provare a fare un centro più grande possibile, e questo è il tentativo migliore, però chiaramente ci sono ancora un sacco di debolezze. Bianco semplicemente attari, riduce un po' di qua, e poi, come spesso succede, questo è il problema di dover fare territorio al centro, che viene ridotto un po' da ogni direzione. Qua nero protegge, però questo è un bel tesugi per attaccare il gruppo nero in alto, che in questo momento ha, quando viene tagliato, deve pensare a fare due occhi, e quindi nero non può estendere, perché se nero estende e bianco connette, adesso il gruppo nero è morto, perché quando bianco connette sta minacciando anche di falsificare l'occhio con G16, in pratica diventa mia G16 e K18, quindi nero deve sacrificare. Vedete com'è? Con questa cattura diventa il sogno di nero di chiudere un centro enorme, scompare, perché è costretto a vivere piccolo in alto, e in pratica c'è un grosso buco adesso. E qua bianco fa un piccolo errore, perché questa, probabilmente pensando fosse sente, però in realtà c'è dell'agio, perché questo è un buono scambio per il nero. E l'idea qual è? L'idea è che adesso è difficile per bianco uccidere, perché il nero ha una via di fuga, no? A questa sequenza con cui si può connettere all'altro gruppo. E quindi in realtà non era sente l'ane, è stato un po' prematuro. Il nero può chiudere il centro. No, l'idea è che se bianco prova a uccidere, nero si connette. Ok, quindi bianco non può veramente uccidere quest'angolo. Però anche se nero ha chiuso da una direzione, continua a esserci un po' molto spazio, no? In bianco infatti riduce quest'altra parte. E poi spinge un po' di qua, un po' di là. E con questa mossa nero sta cercando di tagliare le pietre bianche, no? Perché tra l'altro è interessante, perché
Qui sono già tagliate perché tecnicamente A e B sono miei, no? E con questa adesso anche C e D sono miei. E quindi tutte le pietre bianche al centro rischiano di morire, devono salvarsi in qualche modo. E tra l'altro bianco avrebbe potuto connetterle, però bianco ha giocato D1. E l'idea di D1 è che è diventata... sta guardando al fine gioco anche questa, perché... Se in futuro lo scambio AB sarà assente, no? Bianco può continuare all'angolo con C3. E quindi D1 è più grande di quello che sembra, perché la continuazione non è la standard tagliare in C2 per catturare una sola pietra, ma può tagliare in C3 e catturarne 3. Ok? Però tutto questo è per il futuro. Perché chiaramente se le pietre bianche al centro muoiono, tutto questo discorso non serve a niente. E quindi in primis bianco deve salvarlo un po'. Ora, tagliare infatti non funziona, no? Perché se va tali e poi bianco può catturare due pietre. Però quando nero gioca qua, e questo è probabilmente qualcosa che a bianco è sfuggito, sta togliendo gli occhi dell'intero gruppo bianco. Perché se notate, anche se bianco adesso è riuscito a connettersi alle pietre al centro, ma l'intero gruppo bianco al momento non ha ancora due occhi. Ha solo due mezzi occhi, no? Perché può fare un occhio qua, può fare un occhio qua, però per entrambi gli serve una mossa. E quindi al momento ha un occhio solo. Ora, è chiaro che è connesso per il momento, quindi non è in pericolo, ma la situazione può cambiare molto velocemente. E infatti è una di quelle cose dove uno è abituato a dare per scontato che un gruppo sia vivo, però può cambiare molto velocemente lo stato del gruppo. E qui c'è stato uno scambio. Qua l'idea era, se nero connette, bianco può salvare le pietre, magari così. E questo sarebbe enorme, perché se bianco salva le pietre così, l'intero gruppo nero a destra non ha spazio per fare due occhi. O forse ce la fa, ma non è così semplice. E quindi nero in partita sceglie la via più semplice, sacrificare quattro pietre e non doverci pensare. In più o meno intorno a questo punto della partita, adesso non so esattamente quale mossa, ma entrambi i giocatori hanno iniziato a essere in Byo-Yomi, e questo spiega un po' gli errori che ci saranno tra breve. E in più c'è stato un altro problema durante questa partita, perché il luogo che ospitava il torneo, che era una biblioteca, chiudeva a un certo orario. E quindi le partite che erano ancora in corso sono state costrette a essere sospese, con l'idea di usare la busta chiusa per segnare la prossima mossa, con l'idea di continuarle la mattina successiva, la domenica, e con calma, no? E quindi questa è una delle partite che ha subito questo trattamento, o almeno in teoria stava per subire questo trattamento, e quindi è stata sospesa, però i due giocatori hanno deciso di invece continuarla la sera stessa, mettendosi d'accordo tra di loro. E solo che c'è stata un'interruzione, chiaramente, perché abbiamo dovuto lasciare il luogo del torneo per dirigerci verso il ristorante che ospitava la cena sociale del sabato. E quindi i due Alessandri si sono portati dietro un Goban e un orologio anche, forse. Forse hanno usato un'app sul cellulare, non sono sicuro. E per fortuna sono riusciti a trovare un angoletto appartato all'interno del ristorante dove hanno continuato la partita, però potete immaginare non è proprio
situazione ideale per giocare una partita di Go. E quindi è più o meno intorno a questo momento qua, che è un momento molto delicato della partita, perché appunto Bianco adesso gioca questa mossa molto profonda all'interno per cercare di ridurre al massimo il centro. Il problema è che c'è ancora dell'agi nel gruppo bianco, di cui però Alessandro non si era ancora reso conto. E quindi quando arriviamo qui, tra l'altro, qui bianco protegge con questa forma, che però è una forma terribile, infatti non so bene perché, ma sarebbe stato molto meglio proteggerlo col bambù e probabilmente non ci sarebbero stati problemi. Forse non gli piaceva che nero può chiudere il territorio così. Ma in realtà, anche se nero chiude il territorio così, non è una forma perfetta, ci sono ancora un sacco di tagli, quindi sarebbe comunque una buona posizione per bianco. Mentre così, con la mossa fatta in partita, restano un po' di problemi, perché nero dà questa tari, bianco difende, e quando nero gioca qua, adesso sta minacciando di tagliare un po' di cose. E in più, bianco ha perso un occhio qua, e questa sarà una cosa importante molto a breve. Il punto è che bianco qui sta puntando a tagliare l'intero gruppo nero in alto a destra, e però non si è reso conto che il suo stesso gruppo non era del tutto vivo, perché arrivato a questo punto nero taglia. E quindi bianco è tagliato, bianco con questa taglia il gruppo nero a destra, e però c'è ancora un problema, perché nero gioca questa doppia pip, e cosa dicevo prima, che il gruppo bianco è vivo soltanto perché c'è la connessione con A, però in questo momento bianco vuole proteggere B perché sta puntando a catturare il gruppo nero a destra. E ora chiaramente la risposta giusta era connettere in A e lasciare che nero salvi almeno un pezzo, anche perché anche se nero salva si connette, ma c'è ancora un po' di agi qui intorno. Per esempio, anche semplicemente catturare questa pietra è un grosso bonus per bianco, e questa probabilmente sarebbe stata una vittoria semplice per bianco in partita. Bianco forse non si è reso conto del pericolo e quindi ha difeso a destra per catturare il gruppo nero. Il problema è che quando nero taglia di qua è invece l'intero gruppo bianco a morire, perché come vi dicevo prima ha un solo occhio. Ok, e ora c'è stato uno scambio, quindi è morto il gruppo bianco ed è morto un gruppo nero. Se fossero entrambi morti, nel complesso lo scambio sarebbe ancora favorevole a bianco e probabilmente sarebbe ancora avanti. La verità è che in realtà il gruppo nero a destra non è del tutto morto, perché bianco continua il fine gioco come se fosse già morto. In realtà c'è ancora dell'agi in questo gruppo. Il problema è che chiaramente in partita entrambi in bioiomi non hanno giocato al meglio qua, ma se nero inizia a giocare così diventa molto complicato per bianco uccidere. Perché per esempio per uccidere dovrebbe giocare questo punto vitale, ma quando nero protegge qua adesso c'è un problema, perché se bianco difende nero può fare secondo occhio, e quindi se bianco vuole uccidere, dovrebbe giocare qui, che però vuol dire che c'è un co. Ok. Quindi c'era l'agi per nero per creare almeno un co, però chiaramente in bioyomi è una cosa un po' difficile da
Vedere, quindi entrambi hanno continuato a giocare il fine gioco come se nulla fosse, come se non ci fosse niente. E questo è il bonus di cui vi dicevo prima, anche se Bianco ha perso quelle pietre, ma almeno guadagna qualcosa in cambio tagliando nell'angolo. E poi qui c'è un altro errore di Bianco, perché Bianco gioca questo salto della scimmia, che però è un po' fragile perché la forma di Bianco non è fortissima. E poi vedremo dopo, infatti, che c'è ancora dell'agi. Quindi entrambi continuano col fine gioco e arrivati a questo punto Bianco decide di aggiungere una mossa per togliere tutto l'agi. E il problema è che se adesso continuando col fine gioco normalmente è nero che è avanti un po', e infatti l'ultima speranza per bianco era, visto che nero non ci ha giocato, continuare a giocare il fine gioco normalmente sperando che il nero non se ne renda conto dell'agi, che però è un po' fragile come idea. Quindi perché effettivamente se entrambi i gruppi sono morti, la partita è molto vicina. Ma se nero se bianco deve aggiungere una mossa, chiaramente diventa favorevole a nero. E quindi qui si è un po' decisa la partita. E qua è il problema che vi accennavo del salto della scimmia di prima, perché bianco protegge così, ma c'è del cattivo agi, perché bianco adesso non può veramente connettere queste pietre, no? Perché se lo fa poi questa diventa sente e nero può tagliare delle pietre al centro. Ok, quindi qui bianco è costretto a dare spazio e nero guadagna un altro bonus con un po' di punti. E la partita registrata finisce qua. Le mosse successive non sono state segnate, quindi non so esattamente come è andata avanti, ma il resto è stato fino a gioco abbastanza normale, non dovrebbe essere successo niente di strano. E il risultato finale è che ha vinto nero di un punto e mezzo, che è abbastanza sensato, visto che in questo momento, in realtà, in questo momento lei dà nero in vantaggio anche di più, forse anche i 5 punti. Però ci sta che in fine gioco abbia perso qualche punto nero. E quindi c'è stato un risultato un po' a sorpresa. No, perché chiaramente a priori Pace era il favorito tra i due. E questo ha scombinato un po' anche la classifica finale del torneo. Perché poi, come vedremo, ci sono stati un po' di ex aequo che hanno creato una situazione un po' insolita nella classifica finale. E quindi con questo passiamo alla seconda partita della serata, sempre del terzo turno, quindi sabato sera, e questa invece è stata giocata tra il campione italiano Davide Bernardis, che non voglio sbagliare, ma mi sembra avesse nero, e Kim Shakov, che ho a bianco. Kim Shakov, anche lui ex campione italiano, e entrambi quinti dan, quindi erano sulla carta i due giocatori più forti del torneo, insieme a Pace. E quindi vediamo com'è andata. Fin qua un Fuseki tranquillo, Bianco decide di chiudere un Shimari, e questa è diventata la mossa standard per approcciare lo Shimari. E
Bianco decide di proteggere il territorio e otteniamo quello che è diventato più o meno un Joseki. Con questo Tesugi e che ne avevamo parlato altre volte, ma l'idea di questo Tesugi, di questa mossa è testare come risponde Bianco, perché chiaramente se Bianco semplicemente cattura, così B5 diventa sente e Nero aumenta il suo territorio a sinistra, ma d'altra parte se Bianco protegge così resta un sacco di cattivo agi in seguito con C2, cattivo agi che Nero enfatizzerà giocando mosse del genere, e quindi vedete che anche così Nero espande l'influenza del suo moio a sinistra, e quindi quello che è diventato Joseki è spingere, perché tanto Nero non può bloccare veramente, ci sarebbe un grosso taglio che è difficile da gestire. Nero salta e Bianco può tornare a catturare con una mossa che non lascia agi. C3 perché tanto adesso B5. Nero non può più bloccare in sente. Ok. E Nero continua in maniera pacifica con un altro Shimari. Bianco approccia e anche qua giocano un Joseki molto semplice. Quindi fin qui è un Fuseki molto tranquillo per entrambi. Entrambi molto territoriali, in due angoli a testa, un lato a testa, e fin qui molto equilibrata. Arrivati a questo punto ci sono quindi due punti importanti in questo Fuseki, perché in pratica di due lati entrambi hanno un punto di invasione fastidioso, no? Perché Bianco ha un punto di invasione in A e Nero pure può essere invaso in B. Perché c'è cattivo agi perché ci è quasi sente, no? E quindi in questo momento la scelta per Nero è tra proteggere a sinistra o puntare all'invasione in A. Per puntare all'invasione in A, di solito la mossa standard è semplicemente approcciare di qui, perché con questa mossa l'invasione in A funziona anche meglio. E chiaramente se Bianco difende, allora Nero è contento di aver fatto questo scambio in sente e può tornare a sinistra a proteggere anche lui. Quindi probabilmente Bianco non avrebbe difeso in questo caso, ma sarebbe andato a giocare qualcosa a sinistra e la partita sarebbe diventata molto più complicata così, perché ci sarebbe stata l'invasione a sinistra e poi più avanti anche l'invasione in R8. Quindi è un tipo di partita diversa. In partita invece Nero decide di proteggere e allora anche Bianco protegge, e così invece otteniamo una partita molto più calma, perché adesso ognuno sta pensando a costruire invece che distruggere. Nero espande il moio a sinistra, per Bianco è abbastanza naturale adesso ridurre. Nero è contento di rinforzare qui perché c'era un po' di cattivo agi, e Bianco scappa in maniera leggera e per evitare di creare un gruppo troppo debole, e finalmente Nero invade. Ora, dicevo prima, questa invasione funziona meglio quando c'è una pietra nera in R13, ma anche senza è comunque fattibile. Chiaramente la minaccia principale di questa invasione è che Nero minaccia di connettersi all'angolo con A, quindi la prima cosa che Bianco deve fare è assolutamente separare Nero, perché non avrebbe senso lasciarlo connettere troppo facilmente. E questa è la forma giusta. Questa è la forma giusta perché sia come fine gioco prepara l'ane in sente ai B e quindi guadagna dei punti di fine gioco, e in più è anche la mossa più solida sulla destra perché mantiene una connessione con le due pietre con C. Ok, quindi è la mossa che tiene tutto insieme, in pratica tiene il più solido possibile tutti e due i gruppi bianchi. E infatti lo vediamo subito, Nero scappa e Bianco decide immediatamente di connettere tutte le sue pietre per evitare ogni problema, e quindi fin qua la partita continua ad essere molto
tranquilla, nero metto un po' di pressione al gruppo sinistro e qua infatti inizia un po' di combattimento perché chiaramente sarebbe un po' passivo, magari bianco potrebbe fare forma con le sue pietre, ma anche nero potrebbe fare forma, tipo per esempio su questo assente, una cosa del genere. E tra i due sembra che nero ci abbia la vita più comoda, no? Tra questi due gruppi che ha un po' più di spazio, quindi bianco non ci sta e decide di contrattaccare. Per nero è normale separare e adesso bianco torna a difendere. E l'idea è che con questo scambio ha reso più difficile la vita a nero, di riuscire a connettere tutte le sue pietre, quindi non sarà così semplice adesso. E Nero comunque ci prova. E alla fine Nero con molta calma decide di tornare indietro a proteggere l'angolo. Questa territorialmente è una mossa grande perché lo scimari largo con questo non è solidissimo dal punto di vista del territorio. Resta dell'Agi, delle possibili invasioni in A e B, soprattutto dopo che Bianco si è rinforzato con questa, quindi ci sono poi mosse. E quindi aggiunge una mossa, così invece lo trasforma in territorio sicuro. E adesso Nero può contare su quasi 15 punti solidi qui, e tanto le pietre al centro sono ormai abbastanza stabili, quindi non se ne deve preoccupare. Troppo, infatti Bianco prova un po' ad attaccare così, ma in realtà questi sono dei cattivi scambi, perché quest'ultima mossa di Nero soprattutto crea cattivo agi nella posizione di Bianco, come vedremo tra poche mosse. Un po' di scambi sente, Nero protegge il taglio in sente e adesso questa è la mossa che è possibile soltanto perché c'è una pietra nera in Q12. E quindi Nero può rinforzarsi in sente così. Chiaramente, e ha creato dei tagli nella posizione di bianco. E il risultato è che quindi è diventato più difficile per bianco attaccare nero, perché praticamente nero in questo momento è già stabile perché sono miei. Connettere da una parte o dall'altra e quindi non c'è veramente la possibilità di un attacco per bianco. Ok, quindi nero può semplicemente continuare col semplice fine gioco. Questa è una mossa veramente enorme dal punto di vista del territorio perché se nero non protegge qua, chiaramente bianco può invadere in questo punto, no? Con questo è facile connettersi alle pietre al centro e quindi potete vedere immediatamente che differenza enorme di territorio c'è quando Nero protegge qua. E quindi a questo punto la partita sta iniziando a sembrare favorevole per Nero, ma comunque è molto equilibrata ancora. Se c'è un vantaggio è veramente minimo. E qua siamo a un momento decisivo della partita, perché qua la mossa normale per bianco era semplicemente estendere e quindi solidificare tutto il territorio in alto, e qui la partita sarebbe molto vicina. Forse nero leggermente avanti, ma secondo lei di 1.2, quindi comunque tutto da giocare. Invece bianco decide di fare qualcosa di più aggressivo. Bianco taglia. Però il problema è che poi la lascia lì questa pietra e decide di tagliare al centro. Diciamo che questo taglio in realtà più che
Cercare di separare il nero è un modo di proteggere le proprie pietre indirettamente. Perché cosa succede dopo questo taglio? Chiaramente nero da Atari, la mia colonna che connette, bianco da contro Atari e abbiamo uno squeeze, no? E dove nero ha qualche problema in libertà, anche se ha ottenuto un po' nuki, e quindi non può veramente pensare a tagliare bianco, cioè una continuazione così, e c'è qualche problema di libertà nero. Vedete che questo taglio, per esempio, non è assolutamente fattibile perché nero muore istantaneamente in scala. Ok, quindi è un modo per bianco in realtà di connettere le sue pietre cercando di creare dei problemi di libertà a nero. Il problema è che nero non fa niente di tutto questo, ma semplicemente continua, gioca il punto grande che bianco ha lasciato e poi può catturare questa pietra praticamente insente, perché se bianco adesso, non lo so, fa una mossa a caso, nero taglia le pietre in alto, che è chiaramente più grande, e quindi bianco è costretto a tornare indietro e connettersi, e il risultato è che al centro, in pratica, questa pietra qua è diventata un regalo, no? Non è servita a nulla a bianco perché nero ha potuto catturarla insente. In più bianco ha perso anche qualche punto perché in futuro questo sarà uno scambio sente, e l'unica cosa che ha avuto in cambio è che ha tagliato al centro, però che gli dà un po' di sicurezza perché rende più forti le sue pietre, però dal punto di vista del territorio quelle mosse sono tutte dame, no? Perché non ha catturato niente, le pietre nere comunque bianco non può tagliarle, e quindi nero inizia a essere abbastanza in vantaggio arrivato a questo punto. E poi continuano con il fine gioco abbastanza normale. Qua è una sequenza per mantenere il territorio più grande possibile, che chiaramente qua l'idea è che se bianco connette, nero può giocare qui e bianco non può tagliare, no? Perché se taglia non ha una risposta a questo. Bianco ha 3 libertà, nero 4 e quindi bianco è morto. E quindi vuol dire che a questa mossa dovrebbe rispondere così, perdendo un sacco di territorio. Ora, in realtà sono possibili entrambe le sequenze, perché questa, anche se perde punti perché regala l'angolo a nero, ha il vantaggio di finire insente. In partita, bianco ha scelto una sequenza che mantiene più punti, ma finisce gote. E quindi, in realtà, nel complesso sono più o meno equivalenti, e quale delle due è meglio dipende dal resto del Goban. Questa posizione dove ormai tutti i punti grandi di fine gioco sono stati presi, ha senso giocare quella gota che dà più punti. E nero però col sente può tornare al centro e sfruttare un po' l'agi, che è vero che non può tagliare, però con questa bianco ha ancora qualche problema. Perché nero adesso connette. E chiaramente c'è un po' di cattivo agi perché la pietra nera ha un po' che libertà, però bianco non può veramente catturarla e quindi dovrà prima o poi tornare indietro a salvare le sue pietre al centro, che altrimenti le sono tagliate. E quindi adesso nero continua a avere il sente e può attaccare anche l'altro gruppo. E quindi un po' alla volta, attaccando un po' di qua e un po' di là, nero sta guadagnando dei punti extra. Qui bianco per vivere è costretto a fare questo squeeze e poi finalmente torna indietro per fare due occhi. E questa è una mossa enorme, perché come fine gioco, e questo è sostanzialmente il guadagno di nero nell'aver tagliato le pietre bianche al centro, perché
Normalmente, come fine gioco, c'era S5 per bianco, che sarebbe dovuta essere sempre, no? Perché bianco, questo normalmente sarebbe diritto di bianco giocare questa sequenza. Invece adesso quello che è successo è che si è invertita lo stato di forza, perché adesso è questa che è assente per nero, no? Perché se bianco, non so, facciamo una mossa a caso, se bianco non risponde, nero ha questa mossa, in più c'è questo throw-in che crea un ko per tagliare tutto il gruppo bianco al centro. Ora, chiaramente non è un ko gratis, perché se nero perde questo ko perde qualche punto. Però quasi, perché chiaramente bianco sta rischiando molto di più, perché bianco non rischia solo le pietre al centro, ma se nero vince questo ko muore anche il gruppo sul lato. Cioè, quindi questo è un ko che assolutamente bianco non può permettersi di perdere. Ok? E quindi questo è il motivo di questa mossa, e il motivo per cui questa è la mossa corretta di fine gioco e non quella che potrebbe sembrare più normale di giocare qua, perché questa non è assente, no? Questa bianco, nero può continuare così, ma non può più giocare in T7. Ok? E chiaramente questa mossa non esisterebbe se le pietre bianche fossero connesse al centro, all'altro gruppo, perché non ci sarebbe nessuna minaccia, no? Quindi anche se al centro il nero sembra aver giocato solo dei dame, no? Perché tutte le pietre che ha giocato non è che facessero punti, ma gli hanno dato questo bonus. E questo è un enorme bonus, perché è un reverse, trasformare in sente una mossa che era sente dall'avversario, vale più che doppio, non è paragonabile. E quindi qui il vantaggio di nero cresce e sta diventando una buona partita. E d'altra parte, anche questa partita, però, come dicevo, è stata giocata sabato sera e ha avuto lo stesso problema di quella precedente, che a una certa è stata dovuta è stata sospesa perché non c'era tempo. E questa volta i due giocatori invece hanno scelto di continuarla veramente la mattina dopo, e quindi hanno registrato una mossa in busta chiusa. Ora qua, in realtà, se vogliamo mettere, quando bianco gioca qua sta minacciando di catturare 4 pietre con N5, e probabilmente la cosa più semplice per nero sarebbe stata semplicemente difenderle. Probabilmente questa sarebbe stata una vittoria più semplice, non so. Però deve aver valutato che forse gli dava fastidio l'agi, se bianco gioca qui, o magari c'è del cattivo agi con mossa da queste parti. Quindi in partita nero sceglie di sacrificarle per entrare un po' nel territorio, che alla fine territorialmente è uno scambio più o meno pari, quindi non cambia il risultato. Questo è il punto in cui la partita è stata sospesa. Quindi sabato sera la partita è finita così, in questa posizione. La prossima mossa è stata sigillata in busta chiusa da nero, e hanno ricominciato la mattina successiva. Questo per chi vuole provare a indovinare qual è la prossima mossa, anche se ormai siamo a fine del gioco abbastanza inoltrato, non è che restino mosse troppo grandi. In ogni caso, Nero ha deciso di tornare indietro a catturare una pietra qua, e poi dopo di questo non è successo più molto interessante, perché ormai i territori sono ben definiti, non ci sono più gruppi deboli. E anche qua il kifo finisce qui. Non sono state registrate le mosse successive. Il risultato finale è stato che nero ha vinto di 3 punti e mezzo stavolta. Quindi anche questa è una partita molto vicina. Chiaramente
Infatti è stata molto tranquilla fin dal Fuseki. Entrambi hanno giocato in maniera solida. Ci sono stati territori stabili fin da subito. E non c'è combattimenti con le pietre al centro, ma non sono state cose spettacolari, diciamo. Non c'è mai stato un gruppo veramente in pericolo di vita. Sono state tutte piccoli combattimenti per guadagnare un po' di punti qua, un po' di punti lì. Quindi partita veramente ben giocata da entrambi e decisa da dettagli e piccoli dettagli fine gioco, mosse che guadagnavano qualche punto in più. Ok. E quindi questo vuol dire che dopo tre partite Davide Bernardis era in testa al torneo con tre vittorie di fila dopo il primo giorno, e c'erano state già c'è stata qualche sorpresa con la sconfitta di Alessandro Pace contro Martinelli. E questo ci porta alla prossima partita di stasera, che è invece della domenica, della domenica mattina, quindi è il quarto turno, e è una partita che ho giocato io contro Kim, e io avevo bianco, quindi vediamo com'è andata questa partita. Quindi fin qua Nero sceglie un Fuseki moderno e poi un Joseki molto tranquillo. E qua, siccome c'è una posizione di Nero forte in alto a sinistra, è abbastanza normale giocare una pinza, perché non è interessante per bianco svilupparsi sul lato alto, no? Come fare un Kozumi così o un Keima. Sembra che bianco vada nella direzione sbagliata, e quindi in partita ho scelto questa, ma probabilmente qualsiasi pinza andava bene qua. E poi di nuovo Nero gioca questa mossa Joseki, e ora il Joseki classico in questa posizione è per bianco saltare e tagliare una pietra, e questo è un vecchio Joseki che si faceva una volta, però chiaramente in questa posizione non sembra molto interessante per bianco, perché bianco sta facendo influenza lasciando territorio a nero, e solo che nella direzione di questa influenza c'è già un gruppo forte di nero, e quindi è difficile per bianco sviluppare questa influenza. Quindi in partita ho scelto una variazione un po' diversa, saltando nell'altra direzione, questa un po' più territoriale, con l'idea di separare i due gruppi neri. E queste due pietre sono relativamente stabili, perché anche se Nero dovesse riuscire a chiudere il centro, c'è sempre la via di fuga di B, quindi hanno due direzioni per svilupparsi, a seconda di come gioca Nero. E Nero invece di giocare direttamente in A decide di giocare qui e poi approcciare all'angolo. Qua ci ho pensato un po', perché non è veramente Joseki questa sequenza. E l'idea di questa mossa di Nero è che se bianco risponde in maniera normale, poi questo diventa sente, e probabilmente lui, la sua idea sarebbe stata di attaccare le due pietre bianche, probabilmente prima con questa pipa o qualcosa del genere, no? Rendendolo pesanti. E infatti probabilmente arrivati a questo punto la cosa migliore per bianco è fare tenuchi, semplicemente lasciarle lì come agi, magari giocando a destra di qua. Ma in partita ho pensato che c'era qualcosa di più interessante, perché mai lasciare che Nero faccia giochi questo punto vitale in sette, e quindi ci gioca subito bianco. L'idea è, se Nero protegge di qua, Nero prende l'angolo, ah, ciao Kuroneko,
Non è come sa che non è su Discord. È forse meglio di io. Se Nero avesse giocato così, Bianco avrebbe semplicemente continuato prendendo l'angolo. Perché tanto, visto che resta la catturina per connettersi, diventa difficile per Nero veramente attaccare queste pietre. Quindi questo anche non è interessante per Nero. Infatti Nero in partita decide semplicemente di prendersi l'angolo, che però vuol dire che Bianco può tagliare due pietre al centro. E però quando Nero estende qui, adesso c'è una domanda, perché ci sono due tagli. E quale dei due è più importante proteggere? E la risposta non è banale, bisogna vedere cosa succede in seguito. Perché se Bianco blocca di qua, poi chiaramente Nero taglia. E tagliare non è interessante, perché tagliare nel gioco così poi estende e adesso Bianco ha un problema, perché c'è una scala o B per catturare tre pietre. Quindi questo non è fattibile. E quindi vuol dire, se Bianco non può tagliare, l'unica continuazione qui è semplicemente estendere. E ok, questo è probabilmente giocabile. Qui non so, la continuazione magari, non so se saltare o giocare a destra. Però non sembra interessante, perché le pietre in alto non hanno una gran forma, no? C'è ancora qualche problema di, tipo con questo punto vitale, diventa veramente scomodo capire qual è la risposta giusta, non sembra un buon risultato. Ok, mentre d'altra parte, quando Bianco connette da questa parte, Nero spinge e chiaramente sarebbe troppo grande se Nero potesse catturare S13 e connettere tutte le sue pietre, no? Quindi Bianco deve tagliare e quindi bisogna capire cosa succede dopo che Nero taglia al centro. E soprattutto qua, inizialmente la mia preoccupazione è che Bianco non potesse farlo, perché Nero può continuare con questo doppio ane, e perché la scala non funziona, questa scala che va a sbattere sulle altre pietre nere, e alla fine Nero guadagna abbastanza libertà. E se Bianco non può catturare queste due pietre, il gruppo a destra non può fare due occhi, e quindi questa variazione non è giocabile. E quindi qui mi ricordo che sono stato un po' di tempo a pensare su quale delle due connessioni giocare, perché entrambe portano a due risultati molto diversi tra loro e non è chiaro quale sia il migliore, fino a che in realtà ho trovato la soluzione, perché in realtà il doppio ane in questa variazione è un overplay, perché Bianco non gioca la scala, ma Bianco semplicemente estende, e questo cattura le due pietre nere, perché chiaramente se salta stavolta non è una scala, ma Nero ha solo due libertà e quindi non può scappare. E stessa cosa anche se scappa con il triangolo vuoto. Anche qui Nero ha tre libertà, ma non può scappare e soprattutto non fa in tempo a vincere insieme a me. Ok? E quindi, una volta visto che ha provato che Nero non può giocare il doppio ane, ho iniziato questa variante. Infatti in partita Nero può solo connettere e Bianco può estendere, e quindi la partita continua. Nero protegge l'angolo, perché altrimenti ci sarebbe un po' di problemi di vita e morte. Bianco
alza la sua posizione, che altrimenti sarebbe troppo bassa in seconda linea. Nero protegge le sue pietre e bianco decide di estendere, perché altrimenti il suo gruppo in alto avrebbe ancora un po' di cattivo agio. Ora, quando nero viene qui è meno rispetto alla variazione di prima. Sarebbe meno pericoloso perché comunque queste due pietre sono state tagliate e soprattutto bianco ha molto più libertà, no? Rispetto alla variazione di prima, quindi questo è più fattibile, però comunque molto grande per il bianco estendere di qua e completare il territorio. Quindi in partita nero prende l'ultimo punto grande, che è l'Ima Sen Sen Sen. E qua giochiamo. Partita bianco sceglie questo Joseki per tenere completamente chiuso nero nell'angolo, anche se in realtà forse lascia un po' di cattivo agio, magari non c'era niente di male a giocare la mossa più naturale così. E che quello che pensavo in partita è che il prossimo punto grande di Fuseki è questo. E quindi avere questa forma a destra con nero che è ancora aperto non sembrava interessante con H3, motivo per cui in partita invece ho deciso di bloccare. E quindi quando arriviamo a questo punto, con un risultato abbastanza standard dei Joseki, nero vive nell'angolo e vedete che è molto più naturale giocare H3, anche se in realtà la forma di bianco non è perfetta, c'è ancora un po' di problemi, no? Però il taglio non è un problema perché è solo fine gioco. Se nero taglia, bianco semplicemente sacrifica una pietra e non è nulla di grave, è solo qualche punto. Ma come vedremo più avanti, in realtà c'è anche dell'altro agi in questa zona. Nero prende l'ultima estensione sul lato, bianco con la continuazione naturale dopo H3 per creare agi. E anche qua qua ho deciso di connettere perché non mi andava di lasciare l'agi del taglio, però in effetti col segno di poi sarebbe stato meglio estendere in H4 probabilmente, visto che bianco ha già del cattivo agi, come dicevo prima, con la forma a destra. Questo magari. Quindi giocare magari una cosa del genere per rinforzare un po' di più la posizione, probabilmente sarebbe stato meglio. E quindi quando bianco connette, nero gioca qui, diciamo, per immobilizzare quelle due pietre, perché per il momento è difficile metterle in moto, che nero può fare una specie di gheta così, e c'è ancora un po' di agi, più o meno possono scappare, ma non veramente, in ogni caso è un po' prematuro metterle in moto, però resta un sacco di agi con quelle due pietre, non sono ancora morte. E quindi bianco semplicemente decide di rinforzare questa, protegge contro un'eventuale invasione in C12. Ed detto questo, quando arriviamo a questo punto, il Fuseki è più o meno finito, perché ormai i territori sono ben delineati, e la posizione, se andiamo a contare i punti, sembra leggermente favorevole per bianco. E questo è dovuto soprattutto penso al Joseki in alto a destra, che non è veramente un Joseki. Questo risultato è leggermente buono per bianco perché a nero sono rimaste queste pietre al centro che sono ancora instabili e prima o poi dovrà capire cosa farne, no? Mentre le posizioni di bianco sono tutte relativamente forti, tranne una, perché in basso, come dicevo, c'è ancora dell'agi, e infatti nero inizia subito
puntarlo. Inizia questa mossa e questa mira un po' di cattivo agi con la pippi in R6, quindi bianco difende. E poi il nero invade immediatamente qui. E questo mi ha preso un po' di alla sprovvista perché non mi aspettavo un'invasione così diretta, però effettivamente con il fatto che bianco ha un po' di cattivo agi sembra difficile. Qua forse la cosa migliore era semplicemente giocare in testa, anche se questo magari lascia che nero si connetta facilmente, per esempio così. Perché e in più se nero però si salva sembra una posizione un po' precaria per bianco perché c'è un sacco di tagli, no? In questo momento dovrebbe tagliare qui perché non può permettersi di che nero salvi facilmente questa pietra. E però resta ancora un taglio qua, c'è un sacco di cattivo agi e sembra che bianco abbia perso tutto il suo territorio in basso senza niente in cambio, quindi non sembrava interessante. In partita bianco gioca qua per cercare di contrattaccare anche perché togliere una libertà a queste pietre aumenta un po' l'agi delle due pietre a sinistra, che come vedremo più avanti sarà fondamentale. E il problema è quello che non ho visto è questa mossa, perché io in tutto questo pensavo soltanto a o nero si connette così o nero taglia, ed entrambe non sono così gravi, bianco si può gestire. Il problema di questa mossa è che quando bianco connette e nero taglia, adesso è un po' scomodo per bianco continuare perché se bianco continua all'esterno poi è brutto semplicemente lasciare questa tari a nero e lasciare che si connetta così semplicemente. Detto questo, era probabilmente comunque la cosa migliore per bianco e avrebbe evitato un po' di problemi. In partita bianco decide di tagliare, che è una mossa più aggressiva. Ora chiaramente bisogna aver letto che queste pietre non muoiono e ci sono due modi in cui nero può attaccare queste pietre. Uno è semplicemente Ane e poi questo salto e, perché nero può pressare fin qui e il problema di bianco è che ha poche libertà e quindi quando fa Ane nero toglie questa libertà, bianco deve proteggere e quindi le pietre bianche si salvano, però il problema è che nero può fare un muro insente e quindi quello che bisogna capire è cosa succede quando poi nero cambia idea e torna ad attaccare l'altro gruppo. E ora questo gruppo può vivere relativamente tranquillamente in questa variazione perché questa diventa sente, no? Perché minaccia la connessione con M1 all'altro gruppo. Se nero blocca, semplicemente così, e questo gruppo ha due occhi. Quindi questo probabilmente sarebbe stato un risultato onesto per entrambi e sono entrambi contenti. Nero perché ha ridotto il territorio in basso, bianco perché quantomeno tutte le posizioni si sono solidificate. E a nero resta ancora un po' di cattivo agi al centro. Quindi la partita sarebbe ancora tutta da giocare. In partita, nero invece decide di fare una cosa diversa. Decide di, invece dell'ane di attaccare da qua. Bianco protegge. E poi gioca subito questa. E qual è l'idea? L'idea è che lo squeeze qua è simile a quello dell'altra variazione. E nero e bianco c'è un solo modo per salvarsi, anche se è cattivo stile, ma deve fare atari atari perché ha qualche problema di libertà. E quindi fin qui nero può comunque fare un muro insente. La differenza rispetto a prima è che in questa posizione nero ha delle mosse sente in più, perché se questo è sente, poi è atari e poi anche questo è atari. E quindi vedete che qual è la differenza principale? È che nero ha M1 insente e quindi vuol dire che localmente bianco
non può più vivere perché G1, G2 non è più assente e quindi localmente avrebbe solo un occhio. Ora chiaramente c'è ancora dell'agi perché con questa spinta e questo ane la forma di nero non è perfettamente solida, no? E quindi probabilmente bianco riuscirebbe a scappare in qualche modo. Ed è una cosa simile a quella che è successa in partita. Partita, infatti, fin qui uguale. Nero torna indietro a difendere. E questa spinta è importante perché il timing spingere qui, perché in questo momento l'unico modo in cui nero può rispondere è qua. No? Perché gli piacerebbe avere una forza, una forma più forte al centro, però non lo può fare perché bianco se cattura queste tre pietre è automaticamente vivo e quindi in questo momento può solo difendere questo modo. E che vuol dire che dopo, quando bianco farà questo ane, vedete che nero ha un problema di libertà e non può tagliare, no? Perché non può giocare in F5. E quindi in bianco inizia da questo ane, perché chiaramente in questo momento sta minacciando K6 e nero deve per forza tagliare, e poi bianco estende con l'idea che MI connettere o lane in F6. E infatti in questa posizione probabilmente la cosa migliore per nero sarebbe catturare questa pietra e togliere ogni agi, e bianco è contento che in qualche modo è riuscito a uscire verso il centro. E questa comunque sarebbe una partita. Qui probabilmente nero continua così. magari l'ane che sente, non so. Il vantaggio di nero è che se continua così la partita, ha risolto un po' il suo problema delle pietre al centro, no? Perché l'ha connessa a un altro gruppo, adesso sono diventato un gruppo forte e quindi almeno ha un problema in meno di cui preoccuparsi. In partita però nero ha giocato in maniera più aggressiva perché nero decide di tagliare e quindi adesso la situazione si fa critica perché bianco non può più uscire direttamente. Non può più fare due occhi come dicevo perché c'è M1 che assente e quindi deve stare molto attento. Però nero di nuovo qua decide di salvare queste pietre, ma forse la cosa più saggia era sacrificarle per catturare L6, perché nero in questa posizione ha sottovalutato l'agi di quella pietra bianca. Perché qui bianco, infatti qua pensava nero che bianco dovesse semplicemente giocare qualcosa del genere per connettersi, e al che nero può fare una bella forma al centro catturando un po' di pietre. E questo sarebbe stato un miglioramento rispetto alla sequenza di prima, però la realtà è che c'è più agi, perché qua bianco prima estende, che minaccia di catturare due pietre col Tesugina, e quindi nero fa bambù e poi bianco salva la pietra. E qui adesso la posizione di nero si fa complicata perché chiaramente sacrificare le due pietre non è un gran risultato, perché nero sacrifica e a parte bianco fa la tartaruga e è contento già solo localmente di aver fatto questa forma. Ma il fatto di aver guadagnato libertà vuol dire che anche se adesso il gruppo bianco non può più scappare al centro, bianco può di nuovo vivere perché G2 è diventata di nuovo assente, perché nero ha perso l'agi di fare M1 in centro e quindi bianco potrebbe vivere di nuovo. E in più ha catturato due pietre al centro che lo rende molto forte e questo vuol dire che il problema di nero si accentua, è il contrario rispetto a prima. Se bianco diventa forte al centro, poi può attaccare queste pietre separandole, no? E tra l'altro qua la posizione di nero diventerebbe probabilmente
ingestibile perché c'è ancora l'agi di salvare le tre pietre, eccetera, eccetera, sarebbero troppi problemi. E quindi Nero decide di salvarle, però anche questo è una posizione complicata, perché Bianco difende, Nero gioca qua, problema è però il gruppo nero ha un solo occhio. Il problema è che anche il gruppo bianco ha un solo occhio, ma come vedete, nero per bloccarlo è costretto a giocare di qua perché non poteva giocare F5 per un problema di libertà, e bianco ha più libertà nel semiare, perché bianco può iniziare da qui, che minaccia di fare due occhi, quindi nero è costretto a togliere il secondo occhio. E quando bianco gioca qua, in realtà il risultato è che nero è morto. Perché sostanzialmente il seminare diventa un meari menasci, no? Perché bianco ha un occhio e nero non riesce a fare un occhio vero, e quindi tutte le libertà in comune sono libertà solo per bianco, e quindi avanti. In realtà c'è un modo per nero di fare un occhio, però non cambia veramente la storia, perché potrebbe fare questo scambio insente. E quindi questo diventerebbe Atari. E però adesso, se vuole fare un occhio, deve giocare di qua. Ma vedete, la differenza è che bianco può sacrificare una mossa dentro, e quindi l'occhio è solo di una libertà, e quindi nero ha due libertà e bianco ne ha addirittura quattro. Quindi bianco vince il semiai facilmente, anzi addirittura questo non sarebbe nemmeno sente in questo caso. Quindi anche fare l'occhio non aiuta nero in questo semiai, e qui vuol dire che non c'è niente. E quindi qui la partita chiaramente diventa molto buona per bianco, e questo adesso è il tentativo di nero di complicare la situazione, perché un altro fattore era che a questo punto bianco era già in biyomi, in realtà, perché comunque leggere tutto il semiai mi ha portato via un bel po' di tempo, e quindi c'è il problema di bianco che deve stare un po' attento a non fare cazzate, insomma. Ok, qua nero è riuscito a vivere in qualche modo. E anche se a prima vista può sembrare che la forma di nero non abbia due occhi, ma in realtà con questa sono due occhi perché N19 è assente, no? Bianco non può veramente uccidere. Cioè, normalmente per uccidere, tipo così, per togliere gli occhi, ma chiaramente nero si connette, o anche si. Se bianco gioca direttamente dentro, nero può giocare prima qui in sente e poi fare due occhi. Quindi il gruppo nero è 100% io. O anche se bianco gioca questa, stessa cosa, questa è assente, poi fa due occhi. Quindi il gruppo nero è vivo. Ciao Shamble. E però bianco comunque l'iniziativa in questa partita, perché chiaramente le pietre nere al centro adesso sono molto precarie, no? E qua questo probabilmente non è il modo migliore di giocare, però come dicevo, era in biyomi. Qua probabilmente bianco poteva fare qualcosa di più aggressivo, tipo così. E probabilmente a gioco corretto bianco può catturare questo gruppo, però uno sapevo di essere avanti e che non era necessario catturarlo per vincere. E in più queste pietre al centro sono importanti perché servono per il semeai, chiaramente. Se queste pietre bianche dovessero morire, non c'è più semeai. E quindi qui la mia prima priorità era rinforzarlo un po'. Nero fa giocane, ma bianco può tagliare.
qui in qualche modo nero riesce a connettersi con questo, però bianco è semplicemente contento di fare buona forma e in più uno squeeze che toglie l'occhio, e quindi in ogni caso la partita continua a essere difficile per nero, perché adesso non ha occhi e in più ci sono quattro pietre natali, quindi bianco non ha nessun problema in questo momento. E qua faccio invece un errore, perché qui ho giocato in maniera troppo tranquilla. In realtà la mossa giusta per bianco era giocare questo Atari, perché tanto anche se non connette, poi bianco può connettere, perché questo taglio non esiste, perché nero in realtà ha troppe poche libertà, no? Vedete che solo due libertà, e questo sarebbe stato probabilmente il modo migliore di continuare la partita, perché con questa nero non ha occhi e bianco può continuare ad attaccare l'intero gruppo, e anzi probabilmente ci sono buone chance di uccidere, mentre così come è andato in partita nero ha la chance di sacrificare un pezzo, e con questa fa già un occhio, e con questa quasi due. E quindi adesso il gruppo nero è già diventato un po' più vivo rispetto a prima. In più bianco, quindi nero qui prende l'opportunità di connettere, perché chiaramente l'unica speranza di nero è completare la partita e deve creare delle debolezze anche a bianco. E qua infatti bianco gioca mossa tranquilla, perché di nuovo l'obiettivo è tenere tutto connesso. Se bianco salva tutto, chiaramente la partita è buona, non c'è bisogno di fare cose speciali. E questo è l'ultimo tentativo di nero di complicare la partita, chiaramente. Ora in realtà il gruppo nero a destra, anche se ha guadagnato un occhio, non è ancora del tutto vivo, però se nero spende una mossa a difenderla, non c'è speranza di recuperare, quindi deve cercare di complicare un po' la cosa. Però bianco prende il sente, e arrivato a questo punto lo stato del gruppo è un e quindi che è un po' un picnic co per bianco, perché bianco non ha niente da perdere a suo co, e nero invece muore l'intero gruppo. Però per fortuna di nero non ha ancora un sacco di minacce in questa zona. Anche qua, e arrivati a questo punto bianco avrebbe ancora una minaccia in alto, quindi si potrebbe continuare questo qua. Però forse anche un po' per il biome decide di lasciar perdere, e che semplicemente chiudere questo territorio dovrebbe essere abbastanza per vincere. E in più dovrebbe essere sente, perché nero adesso dovrebbe chiudere il co per essere vivo al 100%. E però di nuovo nero chiaramente sa che se gioca normale la partita è persa, quindi prova il tutto per tutto, cercando di creare un po' di agi nel territorio di bianco. E poi invece di difendere il gruppo al centro prende una grossa mossa di fine gioco, e bianco riapre il co. E qui c'è stato. Qui nero gioca questa mossa, che però in realtà non funziona, perché bianco potrebbe giocare qua e nero non può fare il secondo occhio, quindi sarebbe costretto a riaccendere, a continuare il co. Il problema è che questo adesso sarebbe molto difficile da giocare per nero, perché bianco può usare questa mossa come minaccia qua, perché bianco, nero in questo momento dovrebbe giocare qua, e poi anche questa sarà una minaccia qua, e quindi qui rischia veramente di, probabilmente avrebbe rischiato di morire. In partita purtroppo non me ne sono accorto, e il mio yomi ha deciso semplicemente di chiudere il co, ma questo permette a nero di fare due occhi, e quindi qui la partita
Non dico si riapre perché comunque bianco è ancora molto avanti, ma diciamo bianco ha perso la chance di chiuderla definitivamente, dare il colpo di grazia. E la partita continua. Bianco gioca qua perché questo era un punto dove poteva esserci molto cattivo agi. Tipo se bianco gioca un'altra mossa. Ci sono mosse del genere per nero dove vedete che è complicato adesso per bianco catturare queste pietre perché questo diventa tari e all'improvviso nero ha un sacco di libertà. E ora in realtà la verità è che tutta questa sequenza non funziona, bianco può catturare nero tranquillamente, ma magari diventa un seme d'ori perché bianco sarà costretto ad aggiungere mosse per rimuovere le pietre dall'Algoban. In più, in bioma non riuscivo a leggere tutte le variazioni di questa zona e quindi questo è il motivo per cui T5, che anche se non è la mossa più grande su Guban, ma toglie agi, e in realtà tanto basta, perché appunto come punti bianco è già avanti, quindi c'è bisogno di. E qui adesso c'è una mossa un po' strana per il nero, che è un po' un trick. Allora, bianco probabilmente la risposta giusta sarebbe stata semplicemente giocare qui e togliersi ogni problema. E nero guadagna un paio di punti, ma anche bianco. Sì, nero dovrebbe fare questo scambio prima. Ma anche bianco ne guadagna un paio catturando la pietra, quindi alla fine il risultato non cambia. In partita bianco da Atari, ma qui c'è un po' di cattivo agi, che nero prima gioca questo insente e poi può tagliare e qui bianco deve stare attento perché qual è l'idea? L'idea è che bianco non può connettere. Se bianco connette, nero spinge e chiaramente bianco non può più tagliare perché altrimenti Atari e c'è qualche problema di libertà, no? Tra l'altro in realtà bianco si può. La verità è che comunque bianco se la può cavare in qualche modo. Così, però nero guadagna qualche punto. Che comunque non penso cambierebbe il risultato della partita. In più c'è un altro piccolo tesugi perché quando nero spinge, a prima vista potrebbe sembrare che bianco può semplicemente dare Atari perché cattura una pietra, ma in realtà no perché c'è questo doppio Atari. E questo sarebbe. Questo sì sarebbe devastante perché arrivato a questo punto bianco è costretto a catturare di qua e nero catturerebbe insente e poi può salvare e catturare le pietre. Questo forse riaprirebbe la partita perché nero avrebbe recuperato un sacco di punti catturando le pietre a sinistra. Quindi questo è quello a cui puntava nero con questo taglio. Ma ok, non c'è nessun problema, bianco può permettersi di sacrificare una pietra. Perché tanto può comunque connettere qua, perché nero non ha un modo di tagliare le pietre bianche, no? Perché ha qualche problema di libertà, tipo se gioca qua, bianco può semplicemente dare Atari. E chiaramente questo è doppio Atari, quindi non c'è modo veramente per nero di tagliare. E quindi il risultato è che comunque questo non cambia il risultato della partita. Diciamo che arrivato a questo punto è abbastanza decisa. Tra l'altro, qua nero gioca questa mossa fine gioco, ma se leggete bene il seminario, bianco è avanti già di una mossa, quindi non è nemmeno sente, quindi può giocare un'altra mossa grande. Come vedete, quando toglie la libertà qui, nero non ha un occhio. È quella la chiave di tutto, che nero non potrà mai dare Atari in J4, no? Perché non ne avrà le libertà.
E qui ci stiamo avvicinando alla fine, poi sicuramente le ultime mosse. Il nero decide di non proteggere e quindi alla fine c'è stato anche quest'altro Ko. Probabilmente non era nemmeno necessario giocarlo, ma siamo andati avanti un bel po' a giocare questo Ko fino all'ultimo, perché entrambi avevano ancora un sacco di minacce. E arrivati a questo punto, probabilmente in realtà Bianco poteva vincerlo questo Ko perché c'era ancora un po' di minacce. Perché c'è questa e in più c'è ancora anche questa. Mentre il nero, a nero rimane solo la minaccia grande col seminario e poi le ha finite. Quindi probabilmente Bianco poteva vincere questo Ko, ma in partita alla fine decido di cambiare. Giocare questo, ma quest'altro è più piccolo, quindi nero ignora e bianco vince questo Ko, ma vale un punto in meno, quindi probabilmente tutto questo ci ho perso un punto, ma non cambia il risultato finale perché alla fine bianco vince di 9 punti e mezzo. Una partita che anche questa quindi è stata un po' una sorpresa perché chiaramente contro i pronostici dell'inizio torneo, e questo ha sbagliato un po' la classifica finale perché il risultato finale è che, a parte Davide Bernardes che le ha vinte tutte, quindi con 5 vittorie su 5 era chiaramente primo nel torneo e qualificato per la finale, ma quello che è successo dietro è che i giocatori al secondo posto ce n'erano 4 a pari merito, tutti con 3 vittorie a testa, che si sono battuti un po' in circolo, che eravamo io, Kim e i due Alessandro. E il risultato finale è che quindi la classifica è stata decisa dal SOS e quindi per decidere il secondo finalista, i primi due del torneo, quindi secondo e terzo qualificato, dovranno giocare una gara di spareggio, il cui vincente poi si qualificherà per la finale contro Bernardis. E spareggio che quindi dovrò giocare io contro Kim, e questa partita quindi varrà come prima partita dello spareggio, perché lo spareggio si giocherà al meglio delle tre con la partita del campionato che vale come prima partita, quindi si parte dal punteggio di 1-0 per me e le altre partite sono ancora da decidere, probabilmente a dicembre, almeno le cose strane. In ogni caso ci aggiorneremo. E quindi questa è stata un po' la storia del campione italiano di quest'anno, che è stato molto equilibrato rispetto ad altre volte e tra l'altro non so se è la prima volta nella storia o comunque una delle poche volte l'intera top bar era composta da giocatori Dan. E infatti non penso sia successo molto spesso in passato, quindi è già un grosso risultato per l'Italia. Segno che comunque il livello si sta alzando, perché comunque abbiamo avuto un periodo dove praticamente Alessandro Pace vinceva, non dico incontrastato, ma quasi, e adesso invece ci sono un po' più di giocatori di alto livello, anche se forse si pronuncia che per i prossimi anni sarà Davide Bernardis a vincere un po' incontrastato, ma vedremo perché dal basso ci sono anche altri nuovi giocatori giovani che stanno salendo, quindi la situazione potrebbe cambiare molto rapidamente nel giro di qualche anno. Ok, quindi per stasera finiamo qua e ci sentiamo la prossima volta. Quindi buonanotte.